dicevo anche prima alla stampa che stiamo facendo, quindi io mi auguro presto. Saremo sentinelle anche noi della lotta alla legalità, faremo la nostra parte insieme a tutte quelle associazioni, a tutti coloro i quali con impegno e dedizione lo fanno ormai da tanto tempo. Torni sia in consiglio sia nelle iniziative. Siamo di fronte a un'istituzione, una emanazione diretta del Consiglio regionale, la quale però si dota di una commissione d'orientamento. È importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi, delle realtà anche di volta in volta saranno convocate, in modo che l'osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca, esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione, dimensione del contrasto in quanto tale, con tutte le realtà appunto che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica. La Toscana è e resterà dalla parte giusta della storia, quella della legalità, che combatterà con tutte le proprie forze le infiltrazioni criminali che purtroppo anche nella nostra regione ci sono in forma differenti rispetto ad altre regioni d'Italia. La legalità è il punto più importante per tutti noi, dentro o fuori dal palazzo. Questo osservatorio vedremo se potrà avere delle cose concrete da proporre, penso di sì, visto tutte le persone che ne fanno parte, e quindi cercheremo tutti di contribuire in modo che la Toscana riesca veramente a combattere tutte queste, diciamo, mafie che ci abbiamo. Io vengo da un territorio, Masse Cozzile, dove ci sono diversi beni confiscati alle mafie. Fu addirittura, mi sembra, nel lontano 86 il primo comune dove fu confiscato un bene alla mafia.